Sono Gabriele e lei è mia sorella Sara. Questa è la mia famiglia, siamo molto uniti. Vi racconto la storia dei nostri tre angeli. Durante l'occupazione nazista, il professor Giovanni Borromeo ospitò in un reparto dell'ospedale romano del Fate Bene Fratelli tante famiglie ebree, ma non perché malate, o meglio, non malate di un male vero. Il morbo di Kappa era una malattia che aveva inventato per nascondere tanti ebrei di Roma. Tanti ebrei si sono salvati grazie a lui. Io sono stato ospitato con la mia famiglia e sono rimasto in quel reparto per 3-4 settimane. Il dottore aiutò gli ebrei ad avere dei documenti falsi con l'aiuto di una tipografia che era in quella zona. Un giorno arrivarono i soldati. Il dottor Borromeo, raccontando della gravità del morbo di Kappa, fece capire loro che erano a rischio di contagio. Allora, spaventati, i militari se ne andarono. Siamo rimasti in quel reparto per 3 o 4 settimane, ma poi abbiamo saputo che sarebbe arrivata un'irruzione delle SS e non potevamo stare in centinaia in una stanza. Quando andammo via dall'ospedale, per fortuna, incontrammo un altro angelo. Era un portinaio e aiutò la mia famiglia a nascondersi. Anche alcune donne ci aiutarono per sopravvivere. Un giorno successe qualcosa di incredibile. Mentre
non posso dimenticare la giornata del 16 ottobre del 1943. Mia sorella aprì il portone per giocare in strada. Eravamo due bambini spensierati di 6 e 4 anni. Arrivò una truppa del rastrellamento e un soldato prese per un braccio Sara. Io non capivo e li seguii perché non lasciavo mai mia sorella. Non mi rendevo conto di cosa succedesse. Arrivati al centro della piazza, vide tutta la scena il lattaio Francesco Nardecchia. Incurante del pericolo, si precipitò fuori dal negozio, strappò dalle mani del soldato mia sorella e gli dette un ceffone. Si sbottonò la camicia e mostrò al soldato la croce che portava al collo. Il soldato, spaesato, ci lasciò andare, credendo che fossimo i suoi figli. Il lattaio, passato il pericolo, ci riportò dai nostri genitori. Io dico sempre che siamo stati fortunati, ma tanti altri bambini purtroppo non sono stati così fortunati. I nostri tre angeli, il dottor Borromeo, il portinaio e il lattaio Francesco Nardecchia, sono stati degli eroi, un esempio di coraggio per tutta l'umanità. Senza di loro non vi avrei potuto raccontare la mia storia.